Buongiorno e ben ritrovati. Vi propongo oggi questo primo piatto semplicissimo da preparare. Un piatto facile ma ricco di profumi e di sapori, perfetto in tante occasioni. Verso in padella un paio di cucchiai d'olio. Aggiungo uno spicchio d'aglio e lo faccio dorare. Ora che l'aglio è biondo, aggiungo 200 g di pomodorini. Un pizzico di sale, qualche foglia di basilico e lascio cuocere per circa 10 minuti. Aggiungo ora 100 g di olive che ho denocciolato. Poca acqua. E lascio insaporire tutto per altri 5 minuti. Ho messo sul fuoco l'acqua per gli spaghetti. Ora che bolle aggiungo il sale e 200 g di spaghetti, nel mio caso integrali, voi mettete quelli che preferite. Li farò cuocere il tempo indicato e poi li scolerò al dente. Metto gli spaghetti in padella, aggiungo un po' d'acqua di cottura. Saltare. E possiamo già impiattare. Termino ora con un po' di stracciatella. Del basilico fresco. E i nostri spaghetti alle olive, pomodorini e stracciatella sono pronti. Per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo domani.